L'AMAM di recente ha lanciato delle iniziative per migliorare la distribuzione idrica in città, optando per un miglioramento e ampliamento di alcuni serbatoi. Inoltre, per rendere autonoma Messina dalla condotta di fiume freddo, sta cercando di trovare nuovi pozzi da utilizzare. Infine, sta intervenendo per rendere migliore la rete idrica, come ci spiega meglio uno dei tecnici dell'azienda, Basilio Lupica. Avete visionato questo impianto? Abbiamo montato dei motori classe IE3 proprio per avere un risparmio energetico sui vari pompaggi. E ci stiamo attivando a fare questo sistema un po' dappertutto, andando a sostituire le vecchie pompe con pompe nuove, con tecnologie nuove e in particolar modo montando degli inverter che riusciamo a controllare il numero dei giri degli impianti. In più stiamo montando su ogni condotta, sia alla partenza che all'arrivo di ogni pompaggio, dei misuratori di portata e di pressione che riusciamo in tempi brevi a capire se c'è perdite sui vari pompaggi. E in più stiamo intervenendo anche sulle reti, facendo delle manutenzioni, andando ad eliminare, diciamo, delle condotte dove facevamo diversi interventi, andando a sostituire con delle condotte nuove. Per quanto riguarda invece il progetto del serbatoio Monte Santo 2, Il progetto del serbatoio Monte Santo 2, e loro stanno, già è stato avviato il progetto del Master Plan con i fondi del Master Plan, e anche là ci stiamo attivando. Penso che a giorni sarà quasi completo il progetto. Devono realizzare una condotta nuova che proprio si separa, diciamo, dal nostro impianto esistente, in maniera tale da capire quanto acqua realmente arriva al pompaggio, al serbatoio. si è parlato anche di una nuova ricerca di fonti di approvvigionamento, quindi nuovi pozzi direttamente in città. Sì, abbiamo già visionato diversi pozzi che erano stati abbandonati e anche uno di una signora che ha donato gratuitamente. Abbiamo fatto le prove di portata e di potabilità e quattro già rientrano nella norma che li possiamo già utilizzare subito. C'è da stabilire gli accordi con i proprietari.